Associazione I Sentieri d'Italia che stasera ci porta in Aspromonte in Calabria. Sandra Cecchi. Per attraversare l'Aspromonte fino a San Luca, 35 chilometri, due giorni di cammino. Il CAI non vuole solo valorizzare attraverso la sentieristica i luoghi belli, ma anche luoghi che raccontano storie, e l'Aspromonte ne ha raccontate tante, una terra che vuole essere valorizzata, per cui sono stati intercettati dei luoghi che vogliono riscattare il passato. Si va per il sentiero a mezza costa, spesso non più largo di due palmi, scrisse Corrado Alvaro. Si procede in mezzo a faggeti secolari senza incontrare anima viva, fino a lambire la zona dedicata a Nino Martino, il brigante buono. Che vissuto in queste zone si nascondeva. Quindi là ci sono... Sì, e poi sì, ci sono quelle degli anfratti in mezzo a queste rocce dove appunto si nascondeva. I briganti. I briganti, sì. E forse anche qualche latitante. Si sale fino a 1956 metri, il punto più alto dell'Aspromonte. Da qui nelle giornate chiare si vede dalla costa ionica all'Etna, Mar Ionio, passiamo al Mar Tirreno, le isole Eolie, e in lontananza ci sono giornate in cui vediamo anche la cima del Pollino. Lungo il cammino c'è un solo rifugio per riposare e rifocillarsi, gestito da gente dell'Aspromonte. Sono prodotti che coltiviamo noi, e soprattutto i fagioli, i pappaloni. Questa è una zuppa che prepariamo, si può mangiare così con i crostini oppure con la pasta. Purtroppo abbiamo avuto dei passati negativi, però l'Aspromonte è la terra di bellezza, di benessere e di ospitalità. Il sentiero termina a San Luca, proprio davanti alla casa di Corrado Alvaro. Presentato il programma del G20 della cultura che si terrà a Roma la prossima settimana.